Allora, buongiorno, ci siamo. Buongiorno, bentrovati. Siamo al laboratorio urbano di Modugno. Siamo al laboratorio dal basso, Impresa Sharing Ideas. Ieri è un laboratorio dal basso dedicato al mondo della sharing economy. Ieri abbiamo avuto un ospite d'eccezione ad introdurci in questo nuovo modello economico, Marta Mainieri. Abbiamo iniziato a dar forma alle nostre idee, abbiamo buttato velocissimamente giù un po' di idee inerenti alle piattaforme collaborative e oggi continuiamo a dar forma alle nostre idee. Continuiamo a dar forma alle nostre idee con un'altra personalità brillante, un'esperta di pianificazione strategica per i territori e le imprese. Lei ha lavorato con importanti realtà inerenti il turismo, la cultura e il marketing territoriale. Oggi è qui come rappresentante di WeShare, che è un network internazionale che promuove l'economia collaborativa in tutto il mondo. In particolare lavora per un progetto che si occupa di diffondere le pratiche di economia collaborativa all'interno delle pubbliche amministrazioni locali e territori. Oggi pomeriggio avremo un workshop finalizzato a diciamo, buttare giù un po' di idee contestualizzate in un ambito particolare, quello del turismo collaborativo. E quindi ci troviamo proprio ad hoc perché ha un expertise molto particolare focalizzato sul turismo. E niente, ho letto che i tratti distintivi della sua personalità sono cambiamento, creatività e senso del bello. Noi siamo felici quindi di avere qui questa personalità, non potevamo dare avvio nel migliore dei modi a questo secondo giorno del laboratorio dal basso. Quindi buon laboratorio a tutti. Grazie mille, grazie. Allora, mi chiamo Marta, anche io avrei avuto due Marte in 2 giorni di seguito, abbastanza raro. E mi presento, appunto, presento la giornata di oggi, che è dedicata in particolare a focalizzare le prospettive, anche un po' le dinamiche di questa economia collaborativa all'interno, diciamo, del tema del turismo e del territorio. Quindi ho dato questo titolo, Turismo e territorio per valorizzare le economie locali. Durante la giornata io i temi che mi sono strutturata, cioè che ho pensato di affrontare, erano questi. Ho chiesto a Grazia, diciamo, insomma, quindi la vostra formazione chiaramente non è particolarmente legata al turismo, quindi adesso poi magari ve lo chiedo, però ho pensato di fare un'introduzione sullo sviluppo locale, sulla valorizzazione delle economie locali attraverso il turismo, per raccontarvi un po' quali sono, innanzitutto partendo da qualche dato e poi quali sono le dinamiche che muovono i turisti e come gli operatori possono rispondere. Una seconda parte è dedicata invece in particolare al turismo collaborativo, quindi in effetti che cosa possiamo definire turismo collaborativo anche attraverso degli esempi. Una cosa che mi era stata richiesta e che faccio molto volentieri è presentarvi che cos'è WeShare, perché nel momento in cui si parla di economia collaborativa effettivamente WeShare è una realtà molto dinamica e molto interessante da conoscere. Quindi brevemente farò un passaggio su questo e vi presenterò questo Collaborative Territories Toolkit, che è questa cassetta degli attrezzi che abbiamo sviluppato, rivolta proprio alle amministrazioni locali per, diciamo, stimolarle, aiutarle a supportare i processi di economia collaborativa sul territorio, che oggettivamente sono già partiti. Sono già delle realtà concrete, ma molto spesso, come accade, le pubbliche amministrazioni vengono molto in ritardo, insomma, quindi cerchiamo di facilitare questo incontro. E,
Ve lo racconterò perché poi vorrei far fare questo workshop che utilizza, così attraverso un gioco, anche per sdrammatizzare, perché insomma altrimenti 8 ore di lezione potevano essere mortali sia per me che per voi. E quindi lo sperimenteremo, cercheremo di capire, applicandolo magari al territorio e anche ai temi del turismo, vedendo se escono fuori delle idee, dei progetti, come sono sicura che avverrà. Un po' tutta la lezione, a un certo punto vi chiederò di dividervi in... quanti siamo circa? Una trentina? Beh, poi magari ci contiamo. In 3 o 4 gruppi. Ok, quindi anche 4 gruppi, diciamo, fondamentalmente. E vi chiederò quindi di partecipare, di riflettere con me in prima persona, però insomma, anche per quanto riguarda il vostro territorio, le sue problematiche, quello che voi pensate di poter individuare invece come opportunità. Preferisco questo approccio perché piuttosto che ascoltare, penso che sia anche più fruttuoso invece che siate voi a dire la vostra. Allora, io inizierei, siamo andati un po', sono le 10, vabbè, quindi quanti di voi hanno familiarità un po' con i temi del turismo? Nessuno, ottimo, cioè nel senso che magari avete studiato oppure vi occupate di cose attinenti, nessuno, ottimo, allora partiamo tutti dallo stesso livello ed è la cosa migliore. Allora, ok. Dunque, si vede il... perfetto. Io come di base, tra i vari lavori che faccio, sono una ricercatrice, quindi sono abituata a studiare, a osservare il fenomeno del turismo partendo dai dati, che diciamo sembrano aridi numeri, però in realtà invece ci danno proprio le dimensioni e ci danno gli strumenti per capire che cosa succede e quindi prendere le decisioni. Questo è un po' le cifre del turismo a livello mondiale, quindi rappresenta il 9% del prodotto interno lordo globale, quindi è un'economia veramente importantissima. Su ogni 11 persone nel mondo lavora nel turismo o in settori ad esso collegati. Vabbè, 1,3 trilioni di dollari in esportazioni e il 6%, vabbè, poi questi sono dati insomma così, comunque oltretutto il 6% dei paesi anche meno sviluppati sulla loro economia. Questi sono dati dell'unica fonte come si può dire, che produce dati coerenti a livello internazionale ed è il WTO, cioè il World Travel Organization, che produce questi report periodicamente, diciamo ogni 6 mesi, perché naturalmente all'interno, cioè naturalmente no, però ogni nazione poi conta i suoi dati in una maniera un po' diversa, quindi non è facile dire quanti milioni magari di arrivi, di presenze, quanti milioni di turisti, quanto spendono, perché vengono calcolati in modo un po' diverso. Questa qui è un po' l'unica fonte di riferimento che può essere comparabile. Ok, questi sono sempre i loro dati che fondamentalmente ci dicono che nel 2013, come vedete, nel turismo paradossalmente l'aggiornamento dei dati non è proprio in tempo reale. Questa è un'altra problematica che chi ci lavora si scontra. Quindi è cresciuto del 5% rispetto al 2013, arrivando a 1.087 milioni di arrivi turistici internazionali. Quindi cifre veramente importantissime. Qui era soltanto così per farvi dare una breve panoramica.
L'Europa è la prima destinazione turistica mondiale, l'Europa nel suo complesso, ha una quota che supera la metà, quindi il 52% di tutti i flussi turistici, si chiamano, quindi gli arrivi, avviene verso, all'interno delle destinazioni europee. È interessante, a maggior ragione, che quindi continui a crescere, perché normalmente le destinazioni che si chiamano mature, no? Quelle cioè per cui da tanto tempo sono conosciute, sono mete molto frequentate, eccetera, normalmente crescono di meno, no? Crescono di più, è più facile che crescano i paesi emergenti, insomma. E invece è interessante che comunque l'Europa negli ultimi anni ha ricominciato a crescere. L'Italia perde posizioni, questi sono dati credo del 2013 sempre, e è la quinta destinazione dopo la Francia, gli Stati Uniti, la Cina e la Spagna. Questo purtroppo, vabbè, penso che l'abbiate sentito, insomma un po' da tutte le parti l'Italia perde colpi, diciamo, questo è un processo, come dire, quando poi una destinazione cioè, non è sostenuta proprio da interventi strutturali, che non basta, come dicono tutti, avere il patrimonio più importante, come ci rendiamo conto ormai tutti i giorni, questa cosa non è assolutamente sufficiente. Piani di strategici sul turismo, serve dare una direzione, no? A chi lavora nel turismo, alla programmazione territoriale fino agli operatori, e questa cosa da noi non si riesce a fare. La maggior parte dei turisti, questo ve lo dico perché è molto interessante, poi è rapportato anche ai territori piccoli. In realtà la maggior parte dei turisti si muove all'interno dei propri paesi di origine, quindi è vero che ci sono flussi che vengono da lontano, però i flussi più importanti avvengono Europa su Europa, Asia su Asia, America su America. Poi vedremo perché è importante. Il turismo, se ci pensate, pensate un attimo anche a voi stessi, quando magari dovete scegliere una meta o scegliere come o dove fare una vacanza, è un settore che per sua natura è intersecato con tante variabili che hanno veramente poco a che fare col turismo in modo diretto, ossia non soltanto con la bellezza di un posto, con il fatto che ci sia un evento particolare o un posto particolarmente bello dove andare a dormire, è influenzato ovviamente sempre di più purtroppo dalla sicurezza, quindi dalla stabilità politica dei luoghi, e su questo pesano tantissimo, i dati ci dicono tantissimo che una volta può essere il Nord Africa, una volta l'Est Asiatico, una volta l'Africa, situazioni dove ci sono dei conflitti naturalmente crollano, come è successo qualche anno fa ad esempio in Egitto dopo alcuni attentati, insomma ci sono stati 2 o 3 anni in cui è stato veramente difficile far ripercepire alle persone la possibilità che era tranquillo andare lì. Poi chiaramente ci sono le congiunture economiche. Perché? Perché a partire dal prezzo del petrolio che fa alzare vertiginosamente i costi di trasporto, fino ovviamente ai budget che sono magari più ridotti. Vi chiedo scusa, questi sono in inglese, ma sono dei dati abbastanza recenti, non ho fatto in tempo a tradurli. Quello un po' che vi dicevo prima, le destinazioni storiche, diciamo, tradizionali, addirittura crescono di più di quelle emergenti. Questo perché avviene? Perché effettivamente l'Europa, gli Stati Uniti sono destinazioni più stabili, hanno situazioni politiche, economiche più o meno e culturali più stabili, forse economiche in questo momento no, però a volte purtroppo le crisi economiche invece
in termini, no, di attrazione dei flussi turistici, possono avere un impatto positivo perché le destinazioni diventano più accessibili, come è successo per la Grecia. I mercati emergenti, quindi si parla della Cina. La Cina resta fondamentalmente il outbound, significa i mercati che danno origine ai flussi, che ci sono i mercati inbound, quindi o incoming, che sono quelli dove, che ricevono fondamentalmente, che attraggono i turisti, e poi ci sono dei mercati che sono invece particolarmente di provenienza, si chiamano. Quindi in questo caso, negli ultimi, come vedete, sono la Cina, non lo so se vedete, però ve li dico, la Cina, gli Stati Uniti, la Germania, e poi in basso abbiamo la Russia e il Regno Unito. La Cina svetta, effettivamente sta mantenendo un po' le sue promesse di mercato, che comincia a viaggia sempre di più. Esatto, come vedete questo grafico che cerca di raccontare il potenziale dei mercati, diciamo, di provenienza, è immediatamente visibile appunto lo stacco che questo mercato cinese ha rispetto a tutti gli altri. Io non ho mai, personalmente non ho mai... Cioè, l'ho sempre guardato, insomma, con un occhio abbastanza critico, perché poi bisogna andare a vedere anche che tipo di comportamenti, si chiamano, no, questi turisti hanno, quindi che posti frequentano, che capacità di spesa hanno, che tipo di turismo scelgono. E, quindi, insomma, sono dati che ci dicono però comunque che questa, insomma, è un po' la situazione, e poi vanno analizzati più in profondità. Oggi però non lo faremo perché non è... la capacità di spesa, esatto. Sì, complessivamente, quindi è la spesa dei turisti di quel paese all'estero. Naturalmente questo è importante, perché cosa succede? Che magari io posso anche dare origine a milioni di turisti, no? Di viaggi, però poi magari la capacità di spesa è molto bassa. Quindi si fanno, diciamo, queste comparazioni, no? Ma quindi magari potremmo spiegare questo picco della Cina, perché essendo a livello economico, cioè le industrie essendo state delocalizzate là, in questo dato è necessario. In questo dato è compreso anche la quantità di soldi spostati dal turismo business, per così dire. Sì, è compreso, bravissima, sia la componente che viaggia per l'affari, business, sia la componente che si chiama leisure, cioè chi viaggia effettivamente per vacanze. Il boom della Cina, come dicevo prima, il turismo, anche la capacità e l'apertura del paese verso l'estero è dovuta a tanti fattori. Sicuramente per loro mediamente è aumentato il livello del reddito, no? Insomma, economicamente la Cina è la potenza mondiale, più o meno occulta, ma lo è, e hanno lavorato negli ultimi, direi, 20 anni, 15, sulla facilitazione dei visti, che erano il grosso problema che i cinesi avevano per poter andare all'estero. La richiesta del visto era una trafila lunghissima e quindi chiaramente limitava molto, quindi tutti questi fattori hanno fatto, in più le relazioni commerciali naturalmente, quindi come hai detto tu benissimo, anche tantissimo il turismo business che va verso gli Stati Uniti, verso l'Africa, verso l'Europa, dappertutto ormai. Quindi esattamente, quindi diciamo dal dato poi bisogna andare sempre a chiedersi, a capire, ok, questa è la situazione, perché succede? Come hai fatto tu? Vabbè, questa la salto, insomma, comunque sono un po' sempre, questa è la tendenza, insomma, tra il 2013 e il 2014, però... esatto. Allora, che cosa accade in Italia? Qua in Italia i dati, diciamo, sono ancora... Ora, in Italia abbiamo l'Istat.
che è l'Istituto Nazionale di Statistica, che produce dati su tutti i settori, poi anche sul turismo. C'è un ritardo cronico, lo dico anche in streaming. Perché dici questo? Per esempio, è capitato a febbraio di lavorare con dei dati Istat per la questione lavoro, e mancavano proprio, erano stati targetizzati magari per età, per interessi, eccetera. E gli anni, negli anni ogni tanto ci si dimenticava di un target, di un che ne so, del sesso, cose così, in quel senso mancavano, mancavano proprio, c'erano buchi nella raccolta. Sì, diciamo che la cosa più grave è che appunto è questo ritardo con cui ci provengono i dati, perché come stiamo dicendo ci servono per prendere le decisioni, per verificare anche come stanno andando le cose, e fatto diciamo con minimo due anni di ritardo, questo qui è un po' la tempistica. Nel 2014 escono i dati del 2012, diciamo. Magari le tecnologie aiuteranno anche in questo. Comunque, oltre 99 milioni di arrivi e 364 milioni di presenze, questo è un po' i numeri del turismo in Italia. Rappresenta il 10% del PIL e il 10% degli occupati, quindi è un settore enorme. E soprattutto, nonostante le difficoltà economiche e congiunturali, è uno dei settori che continua a crescere. Quindi, insomma, vale la pena studiarlo effettivamente. Esatto, quindi 2,6 milioni di posti di lavoro, l'11,6% dell'occupazione. Questo è un dato della fonte che vi dicevo prima, anche qua è abbastanza difficile reperire dati, è veramente molto complesso, paradossalmente. E questo è uno di quelle, se voi pensate che i nostri più vicini competitor, la Francia e la Spagna, vicini non perché geograficamente, ma vicini anche come tipo di offerta, come tipo di cultura, hanno da, non lo so, io ho iniziato a lavorare nel turismo nel 95, cioè già si studiavano i piani di marketing della Francia e della Spagna, si studiava la loro organizzazione turistica, si studiavano gli osservatori, cioè strumenti che in modo continuativo, permanente, osservavano il fenomeno turistico, cercando di capire appunto chi erano i turisti, perché ci andavano, quanto spendevano, in quali destinazioni, cioè ti davano, dividevano, e quindi sulla base di quello riuscivano poi a fare i piani strategici, perché dicevano: dobbiamo puntare, oggi vengono più le famiglie vanno in questi posti, spendono questo, vogliono questi servizi. Questo significa supportare il turismo. E quindi questo già 20 anni fa. Oggi ci troviamo ancora nella stessa situazione, ed è per questo che poi continuiamo a perdere competitività, no? Il turismo in Italia è trainato dal settore leisure, quindi dicevamo da quello per vacanza, e dalla domanda interna. Questo è molto importante. Circa 3/4 dei flussi turistici sono dovuti agli italiani che si spostano all'interno dell'Italia. Vi ricordate prima quando anche dicevamo rispetto alle destinazioni? È sempre questo modello, si ripete. Non tutte le nazioni sono così. Ad esempio, i tedeschi viaggiano molto di più all'estero, si chiama propensione, cioè la frequenza con la quale vanno all'estero è molto più elevata rispetto a quanto ci andiamo noi, quanto ci vanno gli spagnoli e i francesi, ma anche perché la Germania, diciamo, ha anche meno cose, meno cose da offrire, insomma, quindi dipende molto. Però in Italia 3/4, diciamo, dei flussi turistici sono dovuti al turismo italiano. Qua vi ho portato proprio due, tre, quattro slide, insomma, su questa cosa che
Io l'ho sempre seguita, è molto interessante secondo me. Come vi dicevo prima, sono cose che sembrano non avere niente a che fare col turismo, però in realtà il Country Brand Index è questo indice che viene fatto a livello appunto mondiale da questa azienda internazionale che si chiama Future Brand e che misura fondamentalmente la notorietà, cioè quanto sono conosciuti, e poi proprio il brand, cioè se una destinazione o meno è un marchio. Ora, normalmente i marchi sono sempre stati legati ai prodotti, no? Che so, la Coca-Cola, la Nike, McDonald's, queste robe, Armani, sono marchi naturalmente. Quindi questo concetto a un certo punto però è stato traslato ed applicato alle destinazioni, alle nazioni in questo caso, no? Nel turismo questa cosa è molto importante perché pensate anche a voi stessi, no? Se voi adesso con internet magari è anche un po' più facile, però quando è più facile scegliere un posto se ce l'avete nella vostra testa, altrimenti vi deve proprio capitare, no? Se lo conoscete e soprattutto se ne conoscete le caratteristiche. Cioè se voi pensate ad esempio, mo voi siete tutti giovani, però vi faccio un esempio, se volete andare in vacanza alle Terme, qual è la prima destinazione che vi viene in mente? No, all'interno dell'Italia, dico. Ah, qui, già tante. Vabbè, come regione, per esempio? Emilia-Romagna. Ah, infatti avrei detto Toscana. Cioè, io avrei detto Toscana, per esempio, no? Emilia-Romagna. Ma perché? Perché ne avete sentito parlare, perché conoscete dei posti che magari hanno le spa o hanno le terme, no? Quindi è immediato fare queste associazioni, quindi se qualcuno di voi dovesse consigliare, che ne so, andiamoci a fare un weekend benessere, il primo posto dove vai a cercare tu è la Toscana e tu è l'Emilia Romagna. Non ti verrebbe in mente di andare in Abruzzo perché non lo sai che ci sono le terme, no? Quindi questa notorietà, cioè quanto un posto è conosciuto e per quali motivi è conosciuto nel turismo è un valore importantissimo. Quindi questo fatto di misurare il valore del marchio, cioè di capire se un paese effettivamente è un marchio, risale a diversi anni fa e pensate che, non vorrei dire una sciocchezza sull'anno, però 2005-2006 l'Italia era l'unico paese al mondo ad essere considerato un love mark. Love mark praticamente era qualcosa che andava oltre un marchio, cioè era un nome che, al quale immediatamente veniva associato tutta una serie di valori che erano tutti positivi ed emozionali. Era l'unico paese al mondo ad avere questa cosa. Ora vi faccio vedere oggi come sono andate le cose. Esatto, vabbè, questo è che cosa, un po' le variabili insomma che vengono analizzate, poi volendo ve le potete guardare, però ecco, il primo paese, diciamo quello che in questo momento, avete mai sentito parlare dell'indice di qualità della vita che fa il Sole 24 Ore? Perfetto, questa è una specie di questo però portato su scala globale, quindi il paese dove più figo di tutti al mondo in questo momento è il Giappone. Poi vedremo anche, credo di aver messo i motivi, insomma. Quindi per qualità della vita, per accesso alle tecnologie, per innovatività. Nell'immaginario, questa è un'altra parola chiave del turismo, nell'immaginario delle persone, poi magari non è detto che questo corrisponda alla realtà, no? Però nell'immaginario delle persone è così, l'immaginario è proprio, viene misurato proprio come ho fatto io con voi, pensando alla Toscana, che cosa ti viene in mente? Tutto giù una serie di cose che possono essere positive o negative, ok? Sommando, insomma, lavorando su tutte queste variabili, vengono poi creati questi indici. L'Italia è al 18° posto. Se voi leggete i giornali e gli articoli, io non ve li ho stampati, non ci ho pensato, però ve lo dico, su questa cosa, fantastico, l'Italia è nella top 20 dei paesi
scusa, ma non ti ricordi 2 anni fa, per esempio, era il 16° posto e 5 anni fa era l'unico, cioè, no? Quindi è importante leggere i dati e anche essere autonomo nel farli, perché i dati, non, è strano dirlo, però potrebbero essere oggettivi, però in realtà non è vero, nel senso che gli puoi dare una lettura veramente che li stravolge completamente. Ecco, già questo è un esempio. Se io ti dico l'Italia è che è fantastico, l'Italia è nella top 20 dei paesi, dei paesi che hanno, che sono considerati un brand, però non ti dico che cosa succedeva 5 anni fa, 6 anni fa, io ti ho dato un'informazione deviata, quanto minimo. Ok, quindi non è una cosa semplice, insomma, però se ci riuscite, se vi interessa una familiarità, è molto importante. Qui ci sono le città, 20 città più influenti, ovviamente non ce n'è nemmeno una. Ah sì, c'è Roma al 17° posto, sì, che non so nemmeno come c'è finita, perché forse per il Colosseo, per il Papa, ah, per il Papa. Ma dici, ma non lo so. No, guardate che sta cosa, la cosa del Papa esiste solo in Italia. E all'estero forse sì, nei paesi latinoamericani, ma insomma, comunque vabbè, questa è poi loro si divertono, insomma, a fare tutte queste piccole classifiche che sono meno interessanti, però in Europa io vedo malissimo, non li riesco nemmeno a commentare, ma non c'è un modo per me per sì, cioè, aspettate, perché non bisogna, no, rimane piccolo piccolo. Cioè, io lo vedo molto piccolo, la slide, quindi non riesco a leggere. Scusate. No, se no devo stare... Voi lo vedete chiaramente? Ah, perché io da vicino nemmeno lo vedo. No, questo l'importante è che lo vedono loro. È che qui che è piccolo piccolo. Il programma sta usando? Questo è il programma. Vabbè, non si può fare niente. Vabbè, tanto le prossime non slide non sono così ricche di dati, quindi non fa niente, veramente. No, ma poi si non riuscirà. No. Dovrebbe essere proprio... Vabbè. Io non lo leggo. Eccola qua, l'Italia, appunto, 18°. La prima addirittura la Svizzera, la Germania, la Svezia, la Norvegia, insomma, quindi... qui ci dovrebbe essere scritto su che cosa perdiamo, però perdonatemi, non riesco a leggere niente, non lo so a memoria. Questi sono dati che sono usciti qualche settimana fa. Vedete, qui c'è il paese, sistema di valori, qualità della vita, attrattività per gli affari, per il business, quindi per le imprese, turismo, cultura e patrimonio culturale. Made in è tutto ciò che è made in Japan, made in Italy. Quindi l'Italia, come vedete, è ancora prima rispetto al turismo e ai beni culturali. Quindi a maggior ragione effettivamente questo è il nostro patrimonio da valorizzare, sul quale lavorare. Non me lo chiamate petrolio, ribellate quando lo chiamano così. E niente, quindi su tutto il resto, come potete vedere, invece non siamo nemmeno nei primi 10 in classifica. Qualche mese fa su Superquark fecero un'analisi, non ricordo il c'è un istituto mondiale che paragona i vari paesi sulla capacità di dare un immobile, sulla capacità di attirare investimenti, su queste cose qui, solo che non mi ricordo il nome, volevo condividere quello. Okay. La banca mondiale dei dati, può essere? E, insomma, lì spiegava come il Giappone era tra i primi posti, l'Italia pian piano stava perdendo posizioni, ma soprattutto per il fatto, anche semplicemente per come era difficile attaccarsi alla luce elettrica, difficile avere dei finanziamenti, eccetera, sì, eccetera. Queste... Esattamente questo, cioè c'è questo concetto, appunto, che sul quale per esempio anche la classifica del Sole 24 Ore è molto interessante, anche questa viene usata nella programmazione turistica. Per capire perché un territorio che è vivibile
che ha un'alta qualità della vita per chi lo abita, naturalmente può offrire una qualità della vita alta anche per i turisti. Dopo lo vedremo, i turisti abitano il nostro territorio, lo fanno per un tempo breve, può essere da qualche giorno fino a 2 settimane, ma comunque, così come facciamo noi, anzi forse anche di più, possono usare i mezzi pubblici, i bancomat, le farmacie, i ristoranti, cioè tutti i servizi pubblici che noi utilizziamo, il decoro delle strade, cioè tutto viene, fa parte della bellezza o della bruttezza o quella che poi viene chiamata soddisfazione rispetto alla vacanza. E quindi è anche importante avere il polso, insomma, di queste variabili che, come dicevo, sembrano lontane dal turismo, però in realtà invece ci stanno dentro. E questa è un'altra cosa molto importante, questo anche è un dato del 2012, ma non mi interessano tanto le percentuali specifiche quanto il senso. Cioè, il turismo ha delle fortissime ricadute sugli altri comparti dell'economia, è quello che viene definito l'indotto. Quindi ogni turista che viene e che spende dei soldi in Italia, innanzitutto nel 2012, questo è un dato stimato, non è un dato oggettivo perché è difficilissimo, questa volta è comprensibile che non ci siano dei dati proprio oggettivissimi, è molto difficile. Comunque 72 miliardi di euro nel 2012 è la spesa turistica, quindi molto, molto elevata. La cosa interessante è vedere poi come questa spesa si ripartisce all'interno degli altri settori. Quindi vedete, ovviamente la fetta principale, quasi la metà, resta all'interno del settore turistico, quindi della componente ricettiva, quindi l'alloggio, o ristorativa. Però poi quasi il 18% va a beneficio delle attività ricreative, culturali e di intrattenimento. Questa è basata sui codici Istat, no? Tutte le tipologie di attività hanno un codice Ateco, si chiama, e che vengono ricondotti poi a dei settori. Quindi un impatto importantissimo sulle attività culturali, sul manifatturiero, quindi abbigliamento, calzature, eccetera, perché lo shopping chiaramente è una delle attività che più ne beneficiano, e anche sull'agroalimentare, sul settore direttamente agroalimentare. E questo è un altro dato che si utilizza per cercare di far capire quanto è importante il turismo e che connessioni ha con tutti gli altri settori. Quindi la programmazione turistica, sia a livello nazionale, ma anche a livello territoriale, ma anche di singola impresa, deve essere connessa con gli altri. Non si può pensare di dire: ah, io sono l'assessore al turismo e lavoro soltanto sugli eventi, piuttosto che sulla programmazione appunto culturale, o faccio gli itinerari. Anche solo per fare un itinerario c'è bisogno della segnaletica, c'è bisogno dei trasporti, c'è bisogno magari dei produttori, no? Perché questo itinerario, ok, ci metto un castello, ci metto... Però le persone poi vogliono sperimentarlo, il territorio lo vogliono vivere un po' da tanti punti di vista. Quindi una delle parole chiave nel turismo è proprio questa interconnessione. Lo dico perché non è per niente scontato, non per voi, ma non è... Pensate che non lo è nemmeno per chi, gli operatori, per gli albergatori, per i ristoratori, cioè questi sono concetti che ancora... è incredibile, però sono tanto difficili da far diventare pratiche. Prassi. Ognuno lavora proprio molto immerso nella propria realtà quotidiana e difficilmente si riesce, insomma, a tirare sulla testa. Vabbè, qui ci sono un po' di parole chiave solo per familiarizzare, però sono molto importanti. Alcune le abbiamo viste: leisure e business. Mi si è spaginato presenze, arrivi e presenze. Le presenze sono è il numero di notti per cui ogni turista si ferma. Sono molto importanti perché gli arrivi, vabbè, è il numero di turisti che arrivano, no? Però fa molta differenza se un turista, sì, se 10 turisti si fermano una notte, oppure se 10 turisti si fermano 2 notti, hanno già raddoppiato, con un impatto, diciamo, anche sui trasporti uguale, però
sulla su tutte quelle variabili che abbiamo visto, quei settori che abbiamo visto prima, no? Sulla ristorazione, sull'agroalimentare, cioè spendono, restano di più e quindi fanno più cose. Cioè una e quindi sono molto, quasi più importanti le presenze che gli arrivi. Gli arrivi ci dicono quanto siamo bravi ad attrarre un turista nel nostro territorio. Le presenze, quanto siamo bravi a farcelo restare. Da cosa dipende quante notti io resto? Sì, magari dall'occasione per cui vengo, dal tempo che ho, però anche da quante cose riesco a capire che si possono fare. Magari io ce lo passerei due notti in un posto, però se vedo che c'è un evento e che non vedo nient'altro intorno, dico vabbè, dormo quella notte e poi me ne vado. Se invece io comincio a capire che posso fare tante altre cose, magari mi viene la voglia di restare due notti. Vado un po' veloce, però ditemi voi se poi se avete domande, insomma. Motivazioni e destinazioni. Allora, destinazioni naturalmente è intuitivo ed è quello che capite. Motivazioni invece sono, queste qui sono le due grandi direttrici, diciamo, che ci spiegano perché si viaggia, che è un'altra cosa molto importante da sapere. O perché si sceglie un posto, perché lo conosco, ci voglio, ci devo andare, perché c'è un'occasione particolare, oppure io viaggio perché, ad esempio, viaggio perché, che ne so, sono una subacquea, no? Mi piace fare sub, immersioni, e quindi scelgo dei posti che poi mi permettono di fare quello. Oppure sono, che ne so, una appassionata di arte barocca, e quindi mi scelgo tutti i posti che sono un amante della campagna. Sono tutti motivi che proprio selezionano una serie di destinazioni e tagliano via invece una fetta di altre. È molto importante sapere perché, ma proprio intorno a me devi venire, moscaccio, mannaggia, perché un turista viene da me. Ed è importante perché supponiamo che è importante sia se io sono la provincia di Bari, saperlo, sapere che i turisti vengono da me non lo so, per la cultura, per la natura, mi dà il polso della situazione, di quanto quello che io sono viene percepito all'estero, all'esterno, che valore ha quello che io sono, no? Però è importante anche se io sono un ristorante, se sono un albergo, capire perché i turisti vengono da me. Perché molto spesso io penso una cosa, oppure nemmeno me lo chiedo, mi metto lì il lavoro e accolgo le persone, insomma, no? E questo le imprese lo fanno sempre, cioè anche le imprese proprio le più importanti, quelle che producono dalle scarpe fino alle borse, fino alle macchine, sempre si chiedono, ma perché il cliente ha comprato la Mercedes XY? No? E studiano i motivi e quindi poi cercano di, ne traggono un vantaggio anche da raccontare nella comunicazione, per esempio. Ok? Stagionalità. Vabbè, immagino che ne abbiate sentito parlare, è un po' uno degli altri problemi che affligge il turismo italiano e che crea effettivamente tante difficoltà. Perché, non lo so se ce l'ho il grafico, no, forse non l'ho messo. Comunque, la curva, si chiama occupazione delle camere nelle strutture ricettive, quindi è la percentuale di notti per le quali le camere degli alberghi o delle strutture ricettive sono occupate nel corso dei mesi, no? Questa qui è una curva che fa così, dove il picco naturalmente sono luglio e agosto. Prima era un po' più morbida questa curva, quindi anche giugno e settembre erano dei mesi molto importanti, oggi comunque sono molto più bassi, e per calare poi drasticamente gennaio, febbraio, novembre, dicembre. Ogni tipologia, diciamo, di turismo ha le sue specificità, il turismo culturale ha questa curva ancora morbida, no? Perché i turisti culturali partono da aprile, vanno a visitare le città d'arte fino a ottobre, ovviamente il balneare e la campagna invece stanno più stretti, sono più legati alla stagione, proprio al tempo meteorologico.
E poi abbiamo questo concetto di prodotto ed esperienza. Vediamo un po' qua. Eccolo qua, i prodotti turistici. Allora, tradizionalmente anche la ricerca, i dati sul turismo vengono raccontati o per destinazione, quindi provincia, di comune, di regione, oppure si chiama per prodotto, cioè che sempre dall'Istat viene calcolato e che si basa sulla vocazione principale del territorio in base alle sue risorse, cioè quanto mare hai, quante risorse monumentali, castelli, musei, eccetera, eccetera, hai, no? Quindi, fatta la somma di tutte queste risorse, esce che, per esempio, un posto ha una vocazione più culturale, quindi è una città d'arte. Ovviamente gli abitanti sono molte le variabili, no? Però, e sono queste, quindi le località balneari, città d'arte, montagna, laghi, campagna, terme e poi altro, dove ci finisce un po' di tutto. in questo senso le destinazioni principali sono quelle balneari, e volevo un attimo vedere la differenza, esatto, guardate la differenza tra italiani e questa colonna qua che è il totale degli stranieri, se lo leggete, gli italiani vanno prevalentemente al mare, per gli stranieri questa cosa non è vero, gli stranieri il 37% sceglie le città d'arte e solo il 24% va al mare. Vedete come cambia? Quindi quando uno deve fare, che ne so, deve comunicazione o promozione verso l'estero, beh, adesso semplifico tantissimo, perché poi a seconda dei mercati, però sicuramente parlare di arte, cultura, eccetera, ha un valore molto, un impatto molto più forte che parlare del nostro mare. Così, ve l'ho fatta proprio semplice, però è questo il senso. Ovviamente c'è un grandissimo stacco tra mare, città d'arte e tutti gli altri prodotti, un po' la montagna, che funziona sia d'estate che d'inverno, e poi ci sono le località di lago, che sono un'altra grande passione degli stranieri. Il 14% sceglie le vacanze nei nostri laghi rispetto al 4% degli italiani. Prevalentemente sono i laghi del nord, i grandi laghi del nord naturalmente, però non soltanto. Le terme e la campagna sono un po' così, un po' diciamo al di sotto sicuramente delle potenzialità che hanno. Ecco qua, questo è il grafico che riassume un po' quelle di quelle che vi parlavo prima, le motivazioni. Queste sono quelle che vengono, sono indagini che vengono fatte rivolte direttamente ai turisti una volta l'anno. Questi non sono più dati Istat, sono dati dell'ISNART, che è l'istituto turistico. Istituto Nazionale Turistico legato alle Camere di Commercio. Voi sapete che tutte le Camere di Commercio hanno una sezione specificatamente rivolta al turismo. Come si chiama? ISNART. Istituto Nazionale Turistico. E c'è un'Union Camere nazionale, quindi, e poi ci sono quelle regionali e provinciali, no? Che fanno sia cose amministrative riguardo al turismo, però negli ultimi anni hanno attivato questi osservatori insieme alle regioni, insieme alle province, per studiare proprio il fenomeno turistico. E questo qui è una delle indagini frutto dell'Osservatorio Nazionale, che studia proprio i comportamenti e la soddisfazione dei turisti in Italia, ovviamente dividendoli poi per tutte le regioni. Quindi è anche interessante vedere la differenza tra che succede in Lombardia, che succede in Sicilia, che succede in Toscana o in Puglia. Quindi comunque le principali motivazioni per cui i turisti viaggiano sono la voglia proprio di relax e staccare dai ritmi quotidiani, la bellezza del paesaggio e della natura, poi c'è l'ospitalità di amici e parenti, che in Italia chiaramente è molto forte, e qua vedete la differenza tra il rosa chiaro, che sono gli stranieri, e quello più scuro, che sono gli italiani, naturalmente, però è molto forte anche per gli stranieri. Poi c'è lo sport,
Però vi volevo far vedere anche queste in particolare, quindi la ricchezza del patrimonio storico, artistico e monumentale, gli eventi culturali, lo shopping, la gastronomia e gli usi e costumi delle popolazioni locali. Sono motivazioni più di nicchia, però questo è un dato sintetico generale, poi scendendo sui diversi territori e diversi mercati si vede, per questo è interessante, perché magari esce fuori ad esempio che la Sicilia invece la ricchezza del patrimonio storico e monumentale è tra i primi, ok? Quindi per loro quello è il valore vero. Questo è un po' quello che vi dicevo prima. Che cos'è che fa? Io prima ho parlato forse di prodotto turistico. Il passaggio è questo, teoricamente. Cioè, ci sono delle risorse, no? Quindi un posto, un comune, piccolo o grande che sia, magari ha una serie di risorse che possono essere, facciamo finta che siano ambientali, paesaggistiche o storiche, no? Quindi magari ha un castello medievale, ha un museo, un museo magari dell'arte contadina. Queste sono delle risorse, stanno lì, però non è che queste da sole sono capaci di diventare attrattive per il turista, no? Vanno organizzate. Cioè, ci vuole qualcuno che dice, ad esempio, creiamo un itinerario, no? E creiamo un sito per, o comunque all'epoca una brochure, oggi un'app, per raccontarlo questo itinerario. Coordiniamo, magari informiamoci su quali sono gli orari di apertura, no? Cioè, organizzare queste risorse porta alla creazione di un prodotto turistico. Finché non c'è questa fase di organizzazione, le risorse che stanno sul territorio non hanno molto valore in termini di attrattiva. Oppure uno ci può capitare così, si vada a vedere quel castello, ma diventa una cosa molto, molto spot, non organizzata, che non si può, diciamo, non è nemmeno continuativa nel tempo. La cosa che vi dicevo prima, molto importante, se mai deciderete, chiaramente voi siete giovani, quindi credo che questa mentalità ce l'avete molto più naturale, però c'è proprio uno stacco netto tra come il turista percepisce il prodotto, come percepisce proprio l'esperienza di viaggio, che è strettamente interconnessa. Al turista, per esempio, nemmeno gli interessa in che provincia stai. Qua ancora ragioniamo che la programmazione turistica era provinciale. Beh, è dovuto anche al fatto che c'è una varietà tale, dell'offerta. Credo che sia dovuta questa difficoltà anche al fatto che c'è una varietà di offerta tale in Italia che mettersi d'accordo è difficile proprio per la diversità del territorio. Anche all'interno della Puglia stessa abbiamo questa difficoltà, penso. C'è in tutta Italia, guarda, non siete soli purtroppo. Vabbè, ad esempio per i castelli di cui stavamo parlando prima, dovrebbe esserci Puglia Imperiale, certo. Il percorso dedicato ai castelli di Federico II. E poi per ogni cosa, insomma, più o meno negli ultimi anni si stanno muovendo, c'è stato un grande cambiamento. E poi vedevo anche i dati dell'Istat relativi al 2014, che mi pare di aver trovato, onestamente, poco tempo fa su internet. Sì, sì, ci saranno sicuramente i primi 6 mesi o qualcosa, sì, però sono degli estratti, non sono dati definitivi. Beh sì, ovviamente non essendo terminato l'anno, insomma, penso che sia anche così. Insomma, mi è sembrato anche che la Puglia fosse in Italia tra al terzo o al quarto posto. Quindi, ah sì sì, come destinazione la Puglia è cresciuta tantissimo negli ultimi, dunque, sì, negli ultimi 10 anni è cresciuta tantissimo. Guarda, non direi che è stato solo il Salento, sicuramente lì si sono mossi in modo diverso, no? Però è stata proprio una politica regionale
E che anche su questo, come non lo so, dicevo prima, insomma, in macchina mentre venivamo, insomma, un po' con questi progetti proprio rivolti alla creazione, alla formazione e quindi alle prospettive lavorative, quindi come Bollenti Spiriti e Laboratori dal Basso, quindi in questo settore e nel turismo, direi che la Puglia è stata una delle regioni, dico una delle per non dire la più, comunque una di quelle che si è mossa meglio, che ha lavorato con più lungimiranza e con più coerenza e costanza, e questo si vede. Quindi la crescita turistica di un posto, quello che dicevo prima, non è frutto del caso. Poi gli eventi possono essere sicuramente, sono dei fattori con cui acquisti, no? Diventi improvvisamente visibile a tutti in tempi molto brevi, ma se non sono supportati proprio da una strategia completa, hanno lavorato moltissimo sulla comunicazione, ma anche sulla creazione dei prodotti. Io ho lavorato diversi anni fa per il portale della Puglia, lavoravamo appunto sugli itinerari, no? Cioè, c'è stato un lavoro anche non immediatamente così eclatante, però molto molto importante. E appunto, e questo si vede. Posso fare una domanda? Certo. Sì. Siete girati tutti. giustamente. No, è una cosa più che altro, una riflessione. Vorrei capire se è condivisibile oppure no. Può essere anche che l'investimento nel settore turistico e soprattutto nella collaborazione, si è parlato di sharing economy e altro, dipende anche dal fatto che, ora forse mi sbaglio, però insomma chiedo a lei, dipende dal fatto che si pensa che offra poche possibilità dal punto di vista occupazionale e questo quindi dia una spinta abbastanza bassa anche all'investire, al proporsi con progetti innovativi che partono appunto dal locale, piccole iniziative e quant'altro, perché se ci basiamo soltanto su quelli che sono i dati generali, quindi grandi itinerari turistici, le capitali e quant'altro, e non teniamo conto di quello che per esempio è il turismo secondario, il turismo verde e altre forme di turismo e così via, forse proprio per il fatto che si vede in questo un ambito di basso impiego occupazionale, vabbè, ho usato insomma lo stesso termine, può essere questo un motivo che frena un attimino l'investimento anche di nuovi gruppi e associazioni nel creare pacchetti turistici e queste cose qui, insomma. Te la faccio io adesso una domanda, solo per capire e risponderti meglio. Investimento esatto da parte di chi? Delle risorse umane, intendo io. Cioè, allora, quello che voglio dire è questo. Cioè, intendi investimenti pubblici, investimenti di grandi gruppi privati, Allora, investimenti diciamo su tutti quelli che sono i settori, quindi dal pubblico, quindi dall'amministrazione pubblica, al settore privato, anche il semplice investimento di una start-up, per esempio turistica, che dice voglio creare un progetto. Forse il fatto che si vede in questo settore, non lo so, forse sbaglio, un ambito occupazionale che non dà molte prospettive, perché è poco valorizzato, perché basta vedere i nostri beni culturali come stanno tenuti. Volevo chiedere, può essere questo un fattore frenante? Ho capito. Guarda, in realtà secondo me è più un problema, diciamo, mi lancio un po', lo definirei un po' culturale, cioè di mentalità, perché prima vi ho fatto vedere tutti quei dati, proprio per farvi capire che invece il turismo è molto importante come settore economico. Considerate che fino a, ma guarda, 10 anni fa dico già tanto, cioè parlare di turismo come settore economico era un'eresia, ti ridevano in faccia. Quindi veniva considerato così, come una cosa... Un hobby. Sì, bravissimo, un hobby, no? Adesso parlano addirittura di industria turistica. Io l'altro giorno mi sono molto arrabbiata su questa definizione. Non è un'industria, perché quindi primo c'è un problema proprio di percezione di questo settore e della sua importanza. E io così con questi pochi dati ho cercato invece di dirvi, ragazzi, no. Cioè il turismo è un settore importantissimo a livello di PIL, di occupazione. È l'unica cosa che ancora ci differenzia rispetto alle altre nazioni, rispetto all'estero. È fatto per la maggior parte comunque da turisti italiani, quindi comunque ce l'abbiamo qua, la materia prima. Abbiamo le risorse più importanti del mondo, non si capisce perché non ci si applichi
no, e quindi questo è un problema, un aspetto. Secondo, legato a questo, è come una volta che viene percepito, cioè, ma come lo percepisci? Allora, se tu consideri il turismo un'industria, vuol dire che pianificherai un tipo di investimenti devastanti, perché turismo legato all'industria significa aeroporti, autostrade, grandi alberghi, villa, cioè no, io, no, no, il turismo non ha a che fare con questo, non ha, perché lo è stato in passato naturalmente, però oggi la crescita turistica, lo sviluppo turistico è sostenibilità, è comunità locali, è turismo di prossimità, tutte quelle cose che stanno nel tuo discorso, non le hai citate così, ma è questo, poi ne parleremo naturalmente. Terza cosa, i fondi nel turismo ce ne sono tantissimi, forse è uno dei settori dove ci sono più fondi. Ovviamente si tratta di fondi che vengono anche molto dall'Unione Europea. Adesso non ce l'ho qua, però ve lo posso mandare anche un link, oppure se lo cercate, è uscita proprio recentemente una Guide to European Funding in Tourism, quindi è proprio la guida dell'Unione Europea sui fondi del turismo, è uscita 3 settimane fa ed è fatta molto bene, perché è molto compatta, diciamo, non è quelle cose dispersive, e ti racconta proprio quali sono tutti i programmi dell'Unione Europea e con le scadenze. Cioè, ce ne sono veramente tanti dei fondi sul turismo, però anche là, come dicevi tu prima, non viene percepita l'importanza di questo, cioè non è un settore del quale magari una persona penserebbe che c'è spazio, e invece in realtà non è così. Bisogna farlo naturalmente con una certa, con tanta intelligenza e con innovatività, ma cose che, diciamo, servono per fare qualunque tipo di impresa. Non sono tanto le risorse impiegate, quindi non sono tanto le risorse impiegate, perché le risorse ci sono, è più che altro come lo si percepisce e come ci si approccia. Sì. Questo è nel sunto. Sì, c'è anche da dire che rispetto ad altri settori, quello che ho cercato anche di dirvi prima, è che è difficile muoversi da soli. Si può fare. Cioè, ci sono dei casi proprio, però è molto difficile, perché nel momento in cui ci vuole un territorio, può essere, che ne so, puoi aprire, adesso partiamo dal più semplice, no? un bed and breakfast, un agriturismo o un servizio di guide fantastico, fatto benissimo, super innovativo in te, però se poi intorno non c'è un territorio che accoglie il turista, che è organizzato bene, nel quale il turista riesce ad arrivare, riesce a muoversi, riesce a sapere i tempi, i modi, ci sono gli eventi, cioè come fai? Cioè il turista, sono pochi quelli che vengono e stanno chiusi nel tuo posto, nella tua struttura per una settimana o per 4-5 giorni, cioè voi quando andate in vacanza le volete vedere un posto, insomma, e così sono, no? Quindi non è semplicissimo, proprio perché manca tutta quella cosa che dicevamo prima, cioè quell'attività proprio di pianificazione e programmazione di sostegno che deve venire dalle pubbliche amministrazioni. Sì, esatto, cioè quella deve, perché non può essere qualcosa che viene demandata a carico delle imprese, non ce la si fa, ha dei costi e dei tempi, no? E quindi su questo poi vedremo, insomma, poi dopo come possiamo svicolare un po'. Sì. Sì, ci arriviamo, ci arriviamo. Ma perché, pur essendoci dei fondi, vediamo, non so, Pompei che sta degradando? Motivo, la prima domanda. E la seconda, il fatto che il turismo venga considerato come industria non è il motivo principale per cui si vuole privatizzare dei beni culturali? Tipo, mi sa che rischiavamo che il Colosseo venisse acquistato dai privati. Sì, sì, no, per questo ti dico, le parole sono molto importanti, perché poi si dà un seguito a quelle, no? Quindi assolutamente sì, cioè, è molto importante invece legarlo a questi altri concetti che vi ho detto, che adesso li affronteremo. E io da sempre cerco, quando io prendo i dati, poi li interpreto e creo dei dossier o dei piani di sviluppo turistico, sempre da lì parto, cioè scegliere qual è il modello di sviluppo.
no? Poi all'epoca c'era il turismo di massa, adesso si può lavorare sul turismo di nicchia, si dice, no? Quindi legato, che ha un impatto molto più sostenibile, ha una qualità molto più elevata, molto più gestibile. E quindi è fondamentale fare questa scelta. Ovviamente questa è una scelta che oggi si sta facendo sempre più spesso, per fortuna, anche perché i fondi sono anche legati a questo. Cioè oggi se devi costruire l'albergo non ti danno i fondi, se invece lavori in termini di sostenibilità a tutto tondo, i fondi ci sono. Quindi anche quando si fa, cioè queste sono poi le strade attraverso le quali si diffonde un certo tipo di cultura e anche di strategia, no? Per esempio, rifiutando dei fondi per la costruzione di ad esempio, riallacciandomi a questo ragionamento, proprio quest'anno la Puglia ha fatto scalpore perché c'erano degli investitori stranieri che volevano costruire a ridosso di un parco. Mm-hmm. E magari in un'altra epoca certo, avrebbero tranquillamente accettato questi investimenti, invece si parlava di credo 70 milioni di euro che la Puglia non ha accettato proprio perché diciamo, ha intrapreso la strada del turismo sostenibile, per cui è inconcepibile costruire un'attrattiva turistica a ridosso di un parco come quello di Porto Selvaggio nel Salento a Nardò. Meno male, mi stai dando una bella notizia. No, e ogni anno si ripropone il problema, sì. E ogni anno la Puglia rifiuta, magari investe più nelle masserie didattiche, delle quali non si è mai parlato in Puglia, masserie didattiche, iniziative culturali di nicchia, piuttosto che investimenti che avrebbero potuto attrarre un turismo di massa. Esatto. Quindi questa scelta della Puglia io la condivido. Insomma. Assolutamente sì, tra l'altro in queste cose ci vuole anche coerenza, perché nel momento in cui tu costruisci tutta la tua immagine su una destinazione che ha fatto delle scelte, poi dopo ti trovi l'edificio di cemento o anche quello che sia, però che ha devastato una riserva naturale come quella di Porto Selvaggio, cioè il tipo di turista che attrae, sicuramente poi il turista nel momento in cui tu scegli un percorso fai una scelta, no? Un tipo di turista verrà, altri tipi di turista magari non verranno, però anche quello fa parte della scelta. Tu hai scelto di parlare ad un certo gruppo di viaggiatori che viaggia in un certo modo. Oltretutto, il grande albergo, la grande, non porta veramente economia al territorio. Sì, ok, magari assume qualcuno, però in realtà è completamente diverso il fatto di sostenere la nascita di tante piccole imprese fatte, aperte da persone che abitano quanto minimo in Puglia, magari che possono essere giovani o meno giovani, ma che comunque sono capillarmente collegate al territorio, e altra è dire, vabbè, assumo 10 persone a fare i camerieri o le pulizie in albergo, insomma, cioè, c'è una bella differenza. E quindi, come vedete, è anche un tema che appassiona, perché quando si parla della propria terra, soprattutto nel sud, giustamente uno ci tiene, e quindi il turismo è veramente un modo, potrebbe essere un modo incredibilmente intelligente di far crescere l'economia locale, a patto appunto di fare delle scelte. Buongiorno. Il sito per caso è Welcome Europe? Il sito della Puglia? No, quello della guida. Sinceramente il sito non lo so, io mi sono scaricata il... però ve lo posso cercare, poi casomai ve lo mando, oppure tanto ce l'ho scaricato. E allora questa era un po' per ripercorrere, perché ci servirà poi dopo. È quella che viene definita appunto un po' un termine un po' obsoleto, però la catena dei servizi che fa l'esperienza di vacanza, no? Che significa che il viaggio, io dico sempre, sì, se ci hanno convinto che usare sto giocattoletto è un'esperienza, vabbè, ok, però a maggior ragione come fa a non essere
un'esperienza, il viaggio, no? Dove incontri persone, visiti posti diversi, mangi cose nuove, vedi panorami diversi, quindi anche tutta questa enfasi su questo turismo esperienziale per me è un po' una scoperta dell'acqua calda, onestamente. Comunque, vabbè, ci sta anche questa, insomma. Poi vi faccio vedere anche una cosa su questo. Ok, comunque è un'esperienza che non è concentrata nel momento in cui io sto in un posto, quindi nel momento in cui arrivo, viaggio, visito, mangio, incontro le persone. Inizia prima e inizia proprio nella fase in cui io cerco le informazioni, cioè prima ancora della prenotazione. Ok? Perché? Perché proprio in quel momento in cui io mi metto in testa, voglio fare un weekend fuori, voglio, dove vado in vacanza quest'estate, scatta la scelta fondamentale del dove andare, dove dormire, e tutte quelle scelte che, no? Quindi è molto importante che noi sappiamo questa cosa, perché non solo dobbiamo essere ben visibili ormai ovviamente su internet, sul web, ma dobbiamo essere visibili nel modo giusto, quindi far capire effettivamente che tipo di servizio offriamo, come lo offriamo. Deve essere facilissimo poi prenotare, quindi informazione e prenotazione sono proprio il momento iniziale dell'esperienza di vacanza. Si dice esperienza perché poi alla fine tanto più è ricca e completa e facile da trovare l'informazione sulla destinazione, oppure su, che ne so, se io apro un servizio di guide turistiche per esempio, o sugli eventi che ci sono, no? Tanto più poi è immediato e facile prenotare. Questo fa la differenza anche molto spesso tra la scelta di una, per esempio, di una struttura ricettiva piuttosto che un'altra. Non è quanto è bella o quanto non è bella. Io, anche voi, no, pensate, magari vedete due agriturismi, tutti e due sono molto belli. Uno ti permette di prenotare immediatamente con la carta di credito, l'altro gli devi mandare l'email. Poi forse ti risponde, beh, ha già fatto, in che lingua risponde, esatto, cioè vai su quella che ti permette di prenotare, magari gliela mandi pure l'email, ma ok? Quindi, poi c'è naturalmente una seconda fase, che è quella del viaggio e dell'arrivo, che anche questa può essere abbastanza traumatica, no? Pensate anche a chi non viene da vicino, che si trova, che ne so, non sa come arrivare magari in centro, a Roma, tipo i taxi che ancora riescono a rubare 70-80 euro a un turista per portarlo da Fiumicino al centro di Roma. Cioè, taxi abusivi è ancora una cosa veramente sconfortante. Oppure invece può essere, ma senza arrivare a questo, ci sono... Se, ovviamente andando all'estero gli aeroporti sono sempre collegati in una maniera eccellente, proprio anche come stile, cioè ti accolgono immediatamente. Molto spesso invece qua da noi, cioè, insomma, non sempre, anche Roma non è abbastanza, anche se c'è il treno, però te perdi anche la segnaletica, cioè insomma le scale che ti devi fare incollandoti la valigia, che dico, se non le mettete in un aeroporto, gli scivoli dove? Vabbè, quindi questi perché ve li dico? Perché poi sono tutti punti, non è che l'impresa turistica è solo quella ricettiva. Tutto questo fa il turismo, quindi pensare a servizi turistici significa andarsi a inserire in ognuno di questi momenti. Ovviamente poi c'è quello centrale, che è mangiare e dormire, che è quello più core. Poi c'è la mobilità, che è un altro bel punto, insomma, da scandagliare. Tutte le attività che si fanno durante il soggiorno, e che chiaramente sono diverse a seconda: una famiglia farà delle cose, una coppia ne farà delle altre, un gruppo di amici in vacanza ne farà altre ancora. C'è la partenza e poi c'è il rientro, che molto spesso viene dimenticato. Cioè, una volta che il turista dice ciao, ok, no? Ti ha pagato quello che ti doveva, diventa, basta, si tronca la relazione. Invece quello è uno dei momenti più importanti, perché diciamo che
un turista che tu, una persona comunque che tu hai conosciuto, che ha apprezzato il tuo modo di lavorare e è preziosissima per almeno due motivi. Uno, perché parla bene di te, e questo famoso passaparola è la prima, è sempre stato, sia passaparola vocale che passaparola ormai sui social, è sempre stato il primo fattore di scelta, no? Anche, ripeto, vi invito di nuovo a pensare a voi stessi, magari se dovete andare, che ne so, in vacanza al lago di Como, se conoscete qualcuno che vi dice, ah guarda, ma io ci sono stato, ho dormito in quel posto, poi in quel ristorantino, poi vai a visitare quella cantina, così, no? E almeno il 40% delle decisioni vengono prese attraverso i consigli di chi c'è già stato. Quindi, passaparola, pensate quanto è importante. Seconda cosa, un turista che è già venuto e che si è trovato bene può tornare. Quindi qualunque tipo di, qualunque persona che, insomma, con la quale voi siete entrati in contatto è preziosa e vale la pena in qualche modo di mantenere una relazione. Adesso attraverso appunto gli strumenti tecnologici è molto più semplice. Prima si usava il vecchio direct marketing, no? Si mandavano dagli auguri di compleanno, si mandava ogni tanto le mail con le offerte o particolari, parlando di strutture ricettive, insomma. Però è molto più semplice oggi oggettivamente restare in contatto ed è molto importante farlo. Questi sono un po' di... prima vi dicevo, no? Vi ricordate, abbiamo visto le motivazioni di vacanza, la bellezza del paesaggio, la voglia di, no, il relax, la cultura, eccetera. Però ci sono molti altri motivi per cui in realtà si viaggia e sono molto più sociologici. Adesso ve li dico e vediamo se voi vi identificate in qualcuno di questi, no? Prima di tutto, spesso si viaggia proprio per, cioè, per affermare... Single. Ma è vero, adesso da tanti anni si studia il turismo dei single, nel senso, cioè, delle persone che viaggiano, amano viaggiare da sole, non single intesi come che vogliono andare a, lo so, magari. Però in realtà è vero, se ci pensi, da avventure nel, ricordate avventure nel mondo? Voi siete super giovani, quindi, sì, lo so, però, insomma, prima, anni fa, era una modalità di viaggiare molto, molto frequente, e le persone che ci andavano erano proprio, viaggiavano da sole. Quindi, chiaramente, c'era un'esigenza di socializzazione anche, no? Molto diversa da quando viaggi col tuo compagno, o con la famiglia, o con un gruppo di amici. Quindi, proprio lo stile del viaggio deve essere progettato in modo diverso. Si viaggia quindi per affermare in qualche modo, no, la propria identità, per ritornare un po' fare una ricerca di sé, questa cosa di ritrovarsi, no, che in qualche modo è un po' l'evoluzione di quel relax che dicevamo prima, di staccare dai ritmi quotidiani, che ci porta quindi a cercare momenti di benessere sicuramente. Quindi mentre prima il turismo che veniva definito termale era un turismo degli anziani, salutistico, oggi le destinazioni termali che ancora sono forti è perché hanno colto negli anni questa evoluzione verso il turismo del benessere, quindi è formato per la maggior parte da ragazzi magari non giovanissimi come voi, però trentenni, trentacinquenni, quarantenni, che proprio non ne possono più. Beh, ti ringrazio. Però sì, no, in realtà è un tentativo di recupero di una qualità, un momento di qualità della vita che nella vita quotidiana, diciamo, diventa sempre più difficile, no? Quindi questo staccare dai ritmi quotidiani diventa concedersi magari due giorni coccolati in un posto dove mangi bene, dove ti fanno i massaggi, dove puoi fare le passeggiate, cioè molto semplice, però intenso proprio come relax. Apprendimento, ad esempio, mi piace, che ne so, sono un appassionato di fotografia o di yoga, magari mi faccio una vacanza
d'estate in un'isola dove tutte le mattine e la sera facciamo un'ora di yoga, ad esempio, oppure mi portano a sviluppare un corso, un progetto di fotografia, quindi unisco le mie passioni e cerco di approfondirle, condensandole magari nella vacanza, invece che farmi il corso di fotografia a Roma che mi devo scapicollare quando esco dall'ufficio e diventa più uno stress che un piacere. Un'altra cosa molto interessante, secondo me, che entra a pieno titolo nei viaggi sono i nostri valori. Vediamo un po'. Quanti di voi sono, che ne so, rientrerebbero magari nella prima categoria, responsabile, ecologico, sostenibile, etico? Siete coraggiosi, chi è modaiolo allora? Nessuno. Però quello che intendo è, se io nella mia vita ce l'abbiamo, bravo, chi è il modaiolo? Sono diversi stili, cioè che stile di vita io ho, quali sono, no, le cose che mi interessano, il tipo di locali che frequento, come mi vesto, come mi comporto magari quotidianamente, no? E ovviamente questo io lo cerco anche quando vado in vacanza. Io per esempio sono, ma secondo voi io quale sono? Ma come ti fatto? Sì, è vero, sono la prima. E quindi quando vado in vacanza cerco di stare, cioè sto molto attenta nella mia scelta, difficilmente scelgo, che ne so, dal ristorante alla struttura appunto così magari di lusso, modaiola o anche troppo salutista, insomma, cioè mi piace questo rapporto con il luogo dove vado, con... Esatto, poi infatti l'ho portato come esempio, so. Ok. Anche qua, e questo che cosa ha determinato fondamentalmente? Il passaggio da una vecchia concezione di turismo, che era quella un po' della villeggiatura, quindi stanziale, molto spesso ripetuta anche, no? Io se mi trovavo bene ci tornavo proprio perché lo conoscevo, sapevo tutti i servizi, sapevo come muovermi, stessa spiaggia, stesso mare proprio, classico, a invece sviluppare, magari andare in vacanza appunto perché voglio fare un corso di cucina o perché mi piace la bicicletta e voglio fare mountain bike, per esempio, oppure c'è gente che addirittura va proprio in vacanza, parte con la bicicletta. Ok, tutto questo è molto più dinamico, è molto più interessante andare a cercare di capire e offrire qualcosa che incontra una di queste situazioni. Il consiglio che vi do quando pensate comunque a un'impresa o comunque sì, è partite da voi stessi. Cosa vi piace? Cosa vi piacerebbe fare? Perché una cosa fatta, non soltanto perché una cosa fatta che nasce dalla nostra passione, ovviamente ci mettiamo proprio tutto il cuore e tutta l'anima e questo poi si sente, ma anche perché la conosciamo meglio. Allora, vi faccio un esempio. Tra le altre cose, io sono anche appassionata di fotografia. Supponiamo che io dovessi aprire, non lo so, un agriturismo, una struttura, anche... Cioè, mi piacerebbe sicuramente, comincerei a inventarmi delle cose, delle mostre, dei corsi, ma questo per me sarebbe anche molto facile, perché io conosco, essendo un'appassionata di fotografia, conosco fotografi, conosco persone, altre persone appassionate di fotografia come me, che seguono, eccetera, conosco le scuole, cioè, essendo un'attività mia proprio, conosco un po' tutte già le relazioni. Quindi è più facile che costruirmi l'ex novo, no? Stessa cosa, se voi siete, che ne so, appassionati di bicicletta, conoscerete altre centinaia di persone che magari si muovono solo in bicicletta o fanno le vacanze in bici, ok? Saprete le esigenze, conoscerete le esigenze di chi va in bicicletta e poi magari si trova in vacanza. Quindi è tutto molto più semplice. Ok, avete domande? Mi stecchito. Bene. Non so se lo tratteremo dopo.
La mia domanda è: ci sono degli strumenti per raccogliere a livello locale in maniera più specifica e più facile i dati, ad esempio, di quanti turisti sono arrivati? E porto un esempio concreto. Per questioni lavorative ci è capitato di avere a che fare con degli imprenditori di Gravina, avevano l'esigenza di sapere quanti turisti entravano nel paese per poter pianificare. A Gravina. Infatti porto quell'esempio concreto, magari è una città piccola, quindi è più difficile. E dall'altro lato hanno Gravina fa comune? Sì. Dall'altro lato hanno trovato l'ostacolo dell'istituzione pubblica, perché non c'era la disponibilità. Quindi la mia domanda è: ci sono degli strumenti che possono essere utilizzati per fare questo? E se sì, teoricamente, allora, il comune i dati ce li ha per forza, perché ogni struttura ricettiva è obbligata per legge a compilare, quando voi vi registrate, quando vi prendono il documento, quei dati prendono due direzioni. Uno è l'Istat, cioè c'è un formulario che alla fine del mese tipo viene mandato all'Istat. L'altro è alla polizia, ancora c'è la legge, diciamo, degli anni di piombo contro il terrorismo, quindi loro i dati ce li hanno, e questi dati poi vengono prima e vengono inviati anche ai comuni, che poi sono i comuni che li mandano all'Istat, poi l'Istat, i comuni li mandano sì all'Istat. Quindi esistono su base comunale, il comune li deve avere, poi magari non li usa, non li elabora. È una delle arti più così sottili, farsi dare i dati dai comuni. Io ho iniziato così nel 95, scrivevo anche, però prima di scrivere mi dovevo procurare questi dati, quindi grande arte di seduzione per parlare con la signora funzionaria del comune e supplicarla veramente di mandarci, che all'epoca ci mandavano via fax, vi dico solo, quindi poi te li devi trascrivere sui fogli Excel, cioè era proprio un altro mondo, però sì, è così, quindi devi cercare magari di andare direttamente al comune. E magari non hanno gli ultimi dati aggiornatissimi, però comunque almeno i dati dell'anno scorso e due anni fa loro ce li hanno, fateli dare sul foglio, quello che... Perché non li danno in maniera facile? Ma questo è un problema di tutte, cioè qua parliamo proprio di altri temi, cioè non è un problema solo del turismo, purtroppo. Sì, cioè primo perché qualunque cosa... Comunque per legge... Esistono. Poi ce li ha anche la provincia e ce li dovrebbe anche avere divisi per comune la provincia, però già un passaggio successivo, cioè se ti interessano solo quelli di Gravina, te li dovrebbero dare loro. Allora, aspetta perché qua... Siete stanchi? Sono le 11. Allora, a che ora finisce la mattinata? Allora, abbiamo iniziato alle 10, quindi c'è solo 3 ore. Aspettate, no, perché magari salto un po' di passaggi. Ok, sì, salto un po' di passaggi perché sennò andiamo lunghissimi. Vabbè. Negli anni, diciamo, passare da, appunto, da marketing del turismo, a me oggi diciamo, piace parlare di sviluppo locale, nemmeno più di marketing del territorio. Perché? Perché appunto lo sviluppo locale ha a che fare con quello che dicevamo prima, cioè deve creare, ha come suo obiettivo quello di far crescere l'economia locale, preservando il territorio, quindi dal punto di vista ambientale e naturalistico, e lo stile di vita delle persone. Questo poi vedremo perché non è scontato e perché è così importante. Quindi, non si vede niente naturalmente qua perché comunque mette la comunità locale al centro e intorno chiaramente ci sono tutte le risorse del territorio che vanno appunto da quelle più classiche legate al turismo, ma anche lo stile di vita delle persone, le tradizioni, la storia, ma anche a molte altre, la quantità di giovani per esempio che ci sono, le nuove imprese, cioè tutto questo ha a che fare con la pianificazione territoriale.
Esatto, quindi il turismo, come vi dicevo prima, può essere veramente un driver importante di sviluppo territoriale. Qua vi ho messo, io sto usando tantissimo, ovviamente voi avete avuto nella vostra regione anche Lecce, però questa tornata, diciamo, di città che si sono candidate a capitali europee della cultura ha segnato proprio come modalità di lavoro veramente una chiave di svolta rispetto al passato. Io in particolare mi sono letta già prima che vincesse il progetto di Matera, non ci ho lavorato purtroppo, però mi sarebbe piaciuto veramente tantissimo. E quindi ve l'ho messo perché ci sono qua alcuni indicatori, questo è proprio il documento che loro di candidatura, no? E cioè nella slide precedente vi dicevo, il turismo deve attivare ricadute, deve riuscire ad innescare ricadute economiche e sociali stabili. In questo caso poi si può parlare di sviluppo locale, per quello poi la nascita dell'albergo che viene magari da una società che c'ha sede all'estero non va in questa direzione, no? E ad esempio, vedete, loro hanno fissato proprio degli obiettivi, sia quantitativi, quindi aumentare gli arrivi entro il 2019 a 600.000 arrivi annui, di cui il 50% stranieri. E aumentare, vedete, i tempi di permanenza media, quello che vi dicevo prima, la permanenza media sarebbe in media quante notti resti in quel posto. Quindi, ok, arrivano 600.000 persone magari in un anno, adesso magari si fermano una o due notti, aumentarle del 30%, quindi portare veramente un valore aggiunto importantissimo. Migliorare l'accessibilità, perché abbiamo detto che turismo significa anche arrivare, però arrivare non significa creare un aeroporto a Matera, significa magari, e infatti loro parlano di migliorare l'ultimo miglio tra Bari e Matera, no? E queste anche non sono scelte scontate, perché molto spesso, appunto, ragionando in termini di industria, come vi dicevo prima, le prime scelte che vengono in mente sono proprio tutt'altre. Modificare la mobilità dei turisti da una dipendenza dall'auto privata verso un sistema di mobilità pubblica integrato a basso impatto ambientale. Anche questa è una scelta che sembra scontata, ma vi assicuro che sono pochissimi i territori che lavorano in questo senso. E la Puglia su questo ci avrebbe tanto da fare, in particolare il Salento, no? Cioè, dico in particolare perché lo conosco meglio magari di questa parte qui. Non è stata mai fatta una scelta di questo tipo, no? Cioè, è sempre stata incentivata l'uso della macchina, al massimo creano parcheggi, anzi poi metto, cioè, vabbè, un disastro. Almeno il 10%, anche questo è un altro modo intelligente, il 10% degli artisti presenti in Basilicata, quindi collegare la comunità locale con i flussi turistici, no? Ovviamente nel 2019, che sarà proprio l'anno della capitale, in cui lei sarà capitale, il programma prevede non so quante iniziative, centinaia di artisti. Questi, una parte, cioè il 10%, verranno ospitati nelle case delle persone, quindi lavorare. È sharing. È sharing. Certo che però Matera si stava battendo già da tanti anni. Matera ha iniziato con visioni urbane nel 2009. Quando prima, ritorno, ci ribatto su questo, quando vi dico che questi processi non sono un risultato, non sono una cosa casuale, cioè non ci arrivi a un progetto del genere se non hai lavorato prima veramente tanto e bene, sono 5 anni, partendo magari da un progetto più piccolo come visioni urbane. Però voi su questo avete veramente un grande supporto da parte della vostra regione che, ripeto, sia con Bollenti Spiriti e poi con Laboratori dal Basso, insomma, vi dà veramente delle buone possibilità. Vedete qua altri tipi di impatto, impatti sociali, no? Quindi sulla cittadinanza, sulla partecipazione e sull'apertura anche verso l'esterno. Per Matera questa è una cosa importantissima perché è sempre stata isolata, lontana da tutto. Impatti culturali, quindi
partendo dal capacity building, quindi nel aiutare le persone quindi a fare formazione, a crescere, a cambiare proprio mentalità e cultura. Questo è quello che può fare il turismo. Non è automatico, appunto, perché prima di tutto ha questo processo, diciamo, funziona appunto se ha una visione, cioè se si dà una vision del territorio. Io poi vi farò lavorare su questo. Cioè si sa, se si immagina dove si vuole arrivare, questo è il punto di partenza. E non è automatico, è difficile anche perché ha bisogno del coinvolgimento di mondi completamente diversi, la società civile, le imprese e le istituzioni, che parlano linguaggi diversi, si muovono con tempi completamente diversi. Pensate il ritmo di reazione appunto di un'associazione o di un'impresa e quello dell'assessorato, già proprio. Stamattina non abbiamo aumentato i prezzi. Appunto. Però questa infatti era un'altra cosa che loro volevano tenere sott'occhio. Adesso non so se ci riusciranno. Mi raccontava l'altro giorno uno dei ragazzi che è stato uno dei 3 direttori artistici del progetto e mi diceva che adesso viene il momento più difficile perché tutti vogliono chiaramente appropriarsi di una fetta, però non lo fanno con questa, cioè non tutti lo fanno con la logica, anche gente che non ha partecipato a niente fino adesso, chiaramente adesso spunta, quindi hanno una bella bega, diciamo, una necessità importante di tenere sotto controllo, insomma, e governarlo questo processo, però speriamo, stiamo con loro. Ok, allora questo lo salto perché ve lo voglio far fare dopo. Ok. Aspetta, ecco. Non è automatico anche perché richiede veramente un rapporto stretto tra queste 3 dimensioni. Questo è lo schema che oggi si usa per raccontare la sostenibilità, no? Quella di cui vi parlavo prima. Prima sostenibilità veniva intesa semplicemente in senso ambientale, quindi preservazione delle risorse ambientali e naturali del luogo. E oggi invece la sua accezione, per fortuna, è anche economica, nel senso che il turismo, l'attività deve creare delle possibilità di reddito, però stabili, quindi non significa lavoro stagionale, ad esempio, occasionale, ma significa quello che dicevamo prima, la nascita magari di tante piccole imprese che possono, locali, che possono lavorare in modo più continuativo nel corso dell'anno. Culturale, perché spesso, non so se questo lo... quindi nel mantenimento dello stile di vita, della storia, delle tradizioni, senza svilirle, senza commercializzarle e farne un po' carne da macello, insomma. Questa è sempre presa da Matera e mi piaceva molto perché mi fa capire, cioè loro non la mettevano insieme, l'ho messa insieme io, però come anche ciò che viene dalla nostra storia non necessariamente deve essere riproposto tale e quale a come era, no? Quindi il vecchio artigiano che è comunque sempre... cioè, non mi viene la parola esperienza, insomma, è sempre una cosa cioè, bella da scoprire perché, sì, suggestiva non mi piace perché è più suggestiva, mi sembra una cartolina, è proprio quello che invece va evitato, cioè queste persone. Sì, ma anche perché appunto chi viene spesso, no, dalle grandi città o anche da fuori, cioè non ha familiarità con queste cose e quindi è veramente una scoperta. Quando prima parlavamo che si viaggia anche per scoprire le cose, i posti e le persone, no? Però si può mantenere così com'è, oppure, come hanno fatto loro a Matera, prendere, diciamo, questa storia, questi saperi, questo saper fare manuale e proiettarlo nel futuro e creare la Open Design School, quindi partendo dai lavori i mestieri proprio artigianali che erano basati, sì, c'erano a Matera, trasformarli quindi in una scuola che ti insegna quelle cose, però poi ti fa diventare un designer, ok? Quindi rielaborare questo concetto della tradizione
e proiettarlo nell'epoca contemporanea. Su questo vi volevo, su questa cosa dell'esperienza delle comunità locali, anche per farvi riposare un attimo, vi volevo proporre due video. Uno, questo qui, Wall and Chain, è il video che Airbnb ha realizzato per l'anniversario della caduta del muro di Berlino. E è fatto secondo tutte le più attuali e contemporanee tecniche, linguaggi di comunicazione, quindi usa, diciamo, un linguaggio grafico, questa tecnica dello storytelling, no? Quindi questo racconto, tutto viene raccontato come immedesimandosi un po' in una storia, quindi proiettando lo spettatore in una storia nella quale si può più o meno immedesimare. E ve lo faccio vedere. Poi ce n'è un altro. Perché li ho messi insieme? Perché secondo me fanno entrambi riferimento in qualche modo alla comunità locale, cioè alle persone, alla storia dei luoghi, però lo affrontano questo tema in modo completamente diverso. Poi mi direte voi che cosa ne pensate. Allora, vediamo se funziona. Cannot locate the internet. Non ci va?